cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35. Ben ritrovati a tutti da Monia e da tutto lo staff di Cartomanti Europei. Bentornati di nuovo in questa nuova puntata dove io vi aspetterò le vostre telefonate per rispondere alle vostre domande, quelle plausibili, possibili, grazie alle carte. Oggi ho portato tarocchi, sibille e le carte e l'oracolo degli arcangeli. Comunque i tarocchi non è un oracolo, i tarocchi degli arcangeli. Vi ricordo che per chiamare in questo momento potete fare lo 0773 49 3505 oppure 899 36 1015. Insomma, oggi è una bellissima giornata, finalmente sentiamo già l'arrivare dell'estate. Con l'estate si sa che magari anche i nostri istinti più primordiali, no? Quindi sentimenti, la voglia di amore, la voglia di passione, di evadere anche un po', si fa sentire sicuramente il bel tempo, il mare, i colori, l'energia, che i quattro elementi che ci aiutano a sopravvivere, a vivere e a sentire tutte le emozioni che ci trasmette questo globo, questa bellissima terra in cui viviamo, nella quale in cui viviamo, diciamo che ci aiuta sicuramente a risvegliare tutti i più buoni e ottimi propositi per trovare anche, per esempio, l'amore per chi è single, oppure ridare uno slancio a un rapporto che magari in qualche modo si sta un po' affievolendo, che comunque sta risentendo anche della pesantezza dell'inverno, quindi un po' la monotonia, si è uscito poco. Diciamo, io vedo un po' l'estate, essendo poi del segno del leone, un periodo sicuramente dove anche i colori intorno, no, sembrano darci positività. Andiamo ad accogliere la nostra telefonata. Pronto? Pronto, salve Monia. Ciao, ben arrivata in linea. Chi sei? Floriana. Floriana? Sì, Furiana. Furiana, che bel nome particolare, eh? Vabbè, sì. te lo diranno sempre. Sì, infatti. Senti, che segno sei? Acquario. Allora, sei un acquario e quanti anni hai? 36. Come posso aiutarti con le mie carte? Volevo sapere sull'amore in generale. Allora, l'amore in generale, come prima sfogliata così, non è che viene un granché, eh? Insomma, abbiamo pochi minuti, questo te lo premetto. Se invece hai una domanda, diciamo, più diretta, sarebbe meglio. Sì, io sono da sola, però c'è una persona che mi interessa. Allora, vediamo un po', vediamo le sibille che sono quelle più chiacchierine, cosa ci dicono. Poi vediamo anche i tarocchi, se riusciamo, eh. Allora, Furiana, pensa a te, così entriamo in sintonia e dammi uno stop quando ti senti pronta. Eh sì, me l'hai tirato fuori praticamente subito, però c'è come un fermo, mi ha dato subito uno stand-by, un qualcosa che non si sa se è fiorito o non è fiorita questa cosa, vediamo. Infatti. Ma è un tipo un po' strano in effetti, perché a volte sembra tutto preso, tutto lanciato, insomma, poi sembra anche geloso se ti vede in giro, sembra anche un po' disturbato se non ti vede da sola. Poi ci sono dei momenti che passi magari e boh, ciao, così a poco più che ti saluta. È vero? Sì, è vero. Vediamo un po' l'evoluzione. Un fatto inatteso, quindi la carta comunque ci annuncia sicuramente che cosa? Che lui è preso da te, ma sembra bloccato da un qualcosa di esterno, da qualcosa che è intorno a voi, che non, però non c'entrate niente né tu e né lui. Allora ti faccio una domanda però a questo punto. Ma sì. Le famiglie si conoscono, non si vedono di buon occhio? Che cosa c'è che potrebbe rompere un po' questo suo slancio in avanti? Perché è come se lui fosse frenato da qualcosa. Vedi? Non lo so, non c'è stata proprio una storia tra me e lui. No, non c'è stata.
iniziando ed è finita. Ma io che sia finita proprio i miei dubbi, anche perché la carta mi dà comunque ripresa, mi dà che lui però deve cambiare qualcosa dentro di sé, cioè deve essere più deciso, invece è come se, diciamo, mettesse un po' i paletti, non vuole forse una storia seria e sa che con te probabilmente potrebbe essere o diventare una storia seria, ma sa anche che ti fa soffrire così, comunque. Lo Io, sa, perché io penso che a no, lui non gli io. interessa niente, per quello che mi fa immaginare niente, Eh ma sì, neanche lo. l'amicizia un po' così fa sentire, un po' così fa sentire, chiaro? No, è molto ambiguo, è molto ambiguo, ma secondo me c'è una lotta interiore furiana. Non, se parliamo dei sentimenti, allora come tu, come ragazza, gli piace. Ti dico che mi dà proprio la carta della gelosia, quindi insomma, guarda, te la faccio vedere, poi avrai modo di guardare la replica. Ma sicuramente, vedi, poi mi dà la parentela, citazioni, con sorpresa, cioè come se lui non volesse che si viene a sapere che lui ti frequenta. Ma noi non ci frequentiamo, appunto. No, dico in proiezione di quello che lo tiene fermo, lo tiene bloccato, capito, Forse è Furiana? qualche cosa sua del passato. Probabilmente, cioè lui è come se fosse frenato, bloccato da qualcosa, però la carta mi dice che non è finita, c'è una ripresa dove lui appare una persona addirittura diversa, più fermo, più deciso e mi viene proprio in quest'estate, quindi in questo periodo estivo. C'è da chiarire, da mettere i puntini sulle i, anche perché una volta che inizierai questa storia sul serio con lui, beh, lui è un tipetto un po'. Cioè, non è Questo semplice, ecco, non è semplice. Caratterialmente. cosa sarà vedo pronto? Sì, ti ascolto. Ti dico, ma almeno sarà fermo o farà sempre così, va, viene, scappa? No, fermo sarà fermo, però è sempre un tipo che vuole i suoi spazi, Furiana. Io l'ho visto Cosa vuoi? questo, i suoi spazi, non vuole che tu invada praticamente tutto il suo tempo, questo no. Aspetta che voglio tirare giù tre carte per i tarocchi, che mi dà una sorta di responso così, Storia finale. la vedo al 100%. Io la vedo la storia, la vedo al 100% in ripresa, però ti dico. Se tu fossi mia sorella, va bene, poniamola così, non sarei felice che ti metti con lui, perché ha un carattere un po', non che va e viene lui, è un po' egoista. Ecco, dai, ho trovato la parola giusta. Allora, guarda, dimmi uno, due Vedi, sorpresa, amore, la ripresa mi viene proprio al 100%, ti dico che voi due vi rivedete, vi mettete insieme seriamente, però mi viene sempre la divergenza tra voi due, perché comunque lui è una persona che se deve andare via con gli amici 3 giorni, è furiana, ti dice, oh, io vado via, vado via, punto. Vabbè, ma io non ho problemi per questo. Ma Insomma, se la. no, io ho problemi per questo, no. E voglio Vedremo. che pure la stessa cosa, io penso invece Eh alla cosa no, diversa, eh che no, mi tu tenga no. bloccata a me. È certo, è quello che è là che casca l'asino, per questo che ti dico che non ti staranno bene alcuni suoi atteggiamenti, perché quello che lui vuole per sé non è detto, per secondo le carte, che lo farà a te. Quindi io esco, tu no, ok? È quello il caratterino. Eh sì, se no era un rapporto idilliaco, scusa. Tu i tuoi spazi, lui i suoi spazi e chi stava meglio di voi due? Ma tu allora la vedi quando è che inizierà questa storia? Per me in questo, proprio in questa stagione, in questo periodo, è proprio vicinissima la ripresa. Ma io vedo che proprio lui non ha interesse, né mi chiama, Ma né niente. lo so, tempo al Me lo tempo. vendo, sparisce. Boh. Cambio Ma vedi indifferenza, che diciamo le stesse cose, cioè te l'ho anticipato appena ho tirato giù le carte. Ti ho detto, il suo comportamento è questo, e questo e questo. Però dai. ci Ma vedi sarà. un futuro tra me e lui? Futuro, vediamo un po', vediamo gli angeli, gli arcangeli cosa dicono delle carte. Vediamo i tarocchi, questi qua, che cosa dicono. Futuro, lui come si chiama? Come si chiama lui? Gaspare. Dammi uno stop. Stop.
Lo sai cosa dice questa carta? Che proprio è nuovo inizio. Guarda, te la faccio vedere qua. E praticamente dice, ah, lo so, no, la vedrai dopo, vai a vedere dopo la replica. Hai inizio una nuova vita, trovi il tuo scopo, perdona il passato e consideralo un atto già compiuto. Quindi metterai una pietra sopra su come si è comportato fino adesso. Però il suo carattere è quello. Andiamo a vedere. Uno, due. Lo so, troppo Ma che non dice semplice. con carattere di merda? Cioè, forse l'unica cosa vera che ammette è proprio questa. Allora, avrai l'occasione sicuramente di migliorare la vostra situazione, quindi il rapporto inizia. Per la tua domanda ti dico sì, avrete un futuro. Ascolta molto l'intuito, ok? Ti sto proprio leggendo la carta per farti capire che non me lo sto inventando. Guida, devi fare tutto con guida accurata, affrontare le divergenze e tu diventare più forte di lui. Poi la seconda carta dice successo, vedi, non c'è una carta negativa, successo grazie a un giusto compromesso. Quale sarà? Ok, tu vai con i tuoi amici, io vado con le mie amiche. Tu non esci, non esco neanche io, ma ti parlo del futuro, lo so che sembra una cosa, oggi neanche vi No, parlate. neanche mi sembra vero, Vabbè, tempo al tempo, difficile che mi sbaglio. Scegli con il speriamo. cuore legami emotivi profondi. Insomma, sono belle carte, sono belle carte. E adesso è un po' così, però non se la fa scappare una ragazza come te. Secondo me sta facendo solo un po' i comodi suoi, sta tastando il terreno per vedere come ti comporti. Ah, quasi un anno. Ok, Furiana? Va bene? Dai, un in bocca al lupo. Ciao tesorino. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Naggia, sti maschietti, come sono complicati. Ma poi diciamo i maschietti, ma anche le femminucce oggigiorno non è che siano semplici da comprendere. E io capisco anche, parlando appunto con molti di voi, che le storie sentimentali stanno assumendo delle forme molto molto complesse, nel senso che veramente c'è questa parità che oggi, insomma, da una vita che da molti anni, da quelle battaglie che le donne, le nostre mamme, le nostre zie hanno fatto in passato, questi sono un po' risultati. È vero che abbiamo vinto tante battaglie, ma adesso, insomma, certe volte siamo un pochino troppo esuberanti, vogliamo dire, vogliamo usare questo aggettivo, ma insomma, molto spesso esageriamo, li sottovalutiamo, li trattiamo anche molto male. Insomma, certe volte loro hanno anche paura, no? Senza pensare alle cose estreme, quindi le cose tristi e brutte che sentiamo in televisione, quelle non ho la minima intenzione di prenderla come esempio nel bene o nel male. Non voglio toccare proprio questo discorso perché lì veramente cadiamo nel triste, nella desolazione più assoluta. Quello che sta succedendo a molte donne, purtroppo, semplicemente ecco, dall'inizio dell'anno. Mettiamolo da parte, parliamo di cose un pochino più belle, più fresche, più leggere, quali possono essere appunto le ripicche, la voglia di uscire, la voglia di emergere, no, tu stai zitto, parlo io. Insomma, certe volte i maschietti sono un po' intimoriti. Che non sanno come prenderci, non sanno co come, perché poi subito ci arrabbiamo, subito chiudiamo porte, subito chiudiamo rapporti. E insomma, non è semplice, non è semplice. Bisognerebbe venirsi incontro con un pochino più di umiltà reciprocamente. Stare insieme non è facile. Una coppia, dico, spesso si litiga da soli, anche semplicemente dalla mattina quando ci alziamo, la prima litigata è con l'armadio che facciamo con noi stessi, cosa mettiamo? Dove andiamo, a che ora usciamo, cosa mangiamo, è una continua lotta con se stessi. Quindi vivere in coppia sicuramente non è semplice, non è semplice perché si devono combinare due pensieri, due emozioni, ognuno la vede in un modo diverso, però bisogna trovare un punto di accordo perché se no la persona perfetta che ci calzi a pennello. E non esiste, ma come un vestito non ci può, non esiste un vestito che ci cade a pennello. Quindi vi inviterei un attimino, ecco, anche a questa breve riflessione, nell'attesa appunto di ricevere altre telefonate, altre domande da parte vostra. Se
che potete fare allo 0773 49 3505. Vi ricordo anche il nostro sito internet che potete veramente aprirvi un mondo davanti di tante cose, di tante curiosità anche, ma soprattutto è come entrare in casa nostra, nel nostro centro. Entrare nel sito www.cartomantieuropei.com è come se voi entraste dentro al nostro centro di cartomanzia, apriste la porta e incominciaste a vedere appunto i primi visi che sono i centralinisti. Che magari in quel momento che entrate possono essere Massimo e Andrea, oppure Alessandro, Laura, Roberta, Daniel, e per poi appunto addentrarci nel centro, no? Nel cuore del centro dove trovate le nostre cartomanti, sedute alle postazioni con le loro cuffie. Sì, è vero che a volte c'è un pochino troppa confusione quando parlano tutti insieme, può essere disturbata un po' la linea collettiva, no? Insomma, manca magari quell'intimità che ci può essere in una stanza isolati, però poverini non le possiamo chiudere nelle gabbie, se no soffocherebbero. Quindi un po' di tolleranza. E nel nostro sito cosa poi andate a trovare, no? Così metaforicamente? Andate a conoscere, per esempio, adesso mi viene in mente entrando dalla porta. La prima che ho davanti è Ambra. In questo momento mi immagino Ambra che mi saluta e quindi che vi saluta. Poi a fianco c'è sempre Morgana, poi diciamo ancora più là c'è Rossana, poi c'è Luce, Carmen, Nicole, Anna. Poi andando avanti troviamo Asia, Morena, Stella, poi troviamo Sara, Christian, poi chi c'è? Marina, anche se ora non sta bene, poi troviamo Igor, che lui è sempre su un angolino, nel punto più sperduto del centro. Poi c'è Olimpia, c'è Diana, c'è Eros, e spero di non essermi dimenticata nessuno, ma sicuramente così invece avrò fatto. Beh, Nicole, Carmen, Asia, Luce, Marica, Desi, la nostra nuova entrata. Poi c'è Roberto, Rosa che conoscete, insomma, viene sempre in televisione anche lei. Ecco, è un po' come entrare in casa nostra. Poi che ci sono? Ci sono i ragazzi appunto della registrazione, che comunque si occupano di tutto l'aspetto che è scenografico, di registrazione, di sito, che è Daniel, Damiano, Simone, poi c'è il nostro tecnico Rudy. Insomma, siamo una bella squadra. Poi ci sono le nostre segretarie. E chi mi dimentico? Nessuno, nessuno. Mi dimentico di che cosa? Di dirvi che comunque da noi è come in una grande famiglia. Certo, le famiglie, come si sa, quando si sta insieme. Ci sono litigi, ci sono discussioni, poi si fa pace, poi si va a mangiare insieme, poi si ride, poi ci si tiene il muso. Insomma, tutto quello che viviamo in questo centro è vero, è vivo ed è verità. Quindi noi apriamo appunto, come ho detto, la mattina alle 7 e chiudiamo alle 2 di notte, perché non facciamo erotico, noi facciamo solo e esclusivamente cartomanzia. Astrologia, c'è il nostro astrologo Azus, come dimenticarlo, come metterlo in un angolo. Lui è bravissimo perché veramente è una persona che ha una grande conoscenza comunque dell'astrologia, dei pianeti, del vostro tema natale, insomma è anche una bella cosa potercelo far spiegare in un modo semplice, in un modo che comunque per noi sia comprensibile, perché molto spesso a tutti, no? È successo che magari ci hanno fatto una carta natale, i nodi, le case. Oddio, io personalmente non ci ho mai capito niente così. Invece Azus me l'ha spiegato in un modo semplice, un modo comprensibile e devo dire che ho chiarezza anche ancora di più di quello che sono gli aspetti del mio carattere. Quindi vi invito magari a provare, non è che è una cosa come le carte che si possono fare tutti i giorni. Il tema Natale si fa una volta, ci si fa spiegare alcuni aneddoti, appunto come dice lui, nodi particolari della nostra vita che hanno un significato perché accadono determinate cose.
e in determinati periodi. Insomma, i pianeti ci girano intorno e ci fanno girare anche altre cose, quindi dobbiamo tenerlo un po' sotto controllo questo tema natale, questi astri. Poi cosa abbiamo da non dimenticare? Abbiamo il concorso delle streghette, quindi una sorta di iscrizione al nostro sito, quindi www.cartomantieuropei.com. Ogni minuto che voi parlate è un minuto acquisito, cioè si pareggiano le cose, nel senso arrivati a una certa soglia di minuti parlati che equivalgono a punti raccolti, potete poi trasformarli in regalo. In che cosa? In ricariche telefoniche di tutti i gestori, quindi non solo il vostro numero, ma anche il vostro, basta comunicare anche il numero di vostro figlio, di vostra figlia, di chi volete voi. Poi potete anche pensare di tramutare i minuti, i punti, in minuti da poterne parlare ancora. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, ciao, sono Monia, chi sei? Ciao, mi chiamo Carmen. Carmen, Carmen, che segno sei? Capricorn. Capricorno, quanti anni hai? Dimmi 40. pure, come posso aiutarti? Vorrei fare una domanda sull'amore. Sì, c'è una persona in particolare? Diciamo di sì. Diciamogli sì, come si chiama lui? Sì, Posso dare iniziale? sì. G. G, bilancia 47 anni. Allora, vediamo subito, eh? Ecco. Vediamo questo G. Nei tuoi confronti, Carmen, vediamo un po' quali sono i suoi sentimenti, cosa Ok, prova. va bene. Allora. Carmen, dammi uno stop quando ti senti pronta, eh? Fatto inatteso. Beh, ma c'è qualcosa tra voi, eh? Sì. Ma siete liberi? Sì, tutte e due. Allora, questa carta del matrimonio che mi è uscita come primissima carta mi sta a significare che lui vuole proprio coronare questo sentimento con te. Lui vuole mettere, diciamo, a conoscenza anche le persone intorno a voi. Perché questo ti dico questo? Perché è come se lui ritiene che quello che è successo tra voi, questa storia che è nata, che questo amore, perché lui è innamoratissimo, eh? Innamorato, è geloso, cioè ce l'ha. Pensa di perderti, che tu te ne vai. Perché pensa che te ne vai? Sì, è vero, diciamo che non ci sentiamo più di 2 mesi. Ah, pensa, ma tu, lui è possibile che pensa che tu stai rivedendo un tuo ex? No, no, non sto rivedendo nessuno, solo che ho detto che cerco lavoro fuori all'estero e me ne vado. Ah, l'hai minacciato! Allora, io credo che hai fatto bene, sinceramente. Allora, io sono sempre contraria a queste cose un po' forzate, anche rischiose, no? Perché, insomma, Ecco, c'hai avuto coraggio, eh? sono E così. lui però, sinceramente, da buon Capricorno non potevi essere differentemente, ma lui, a parte, pensa a un tuo ex perché quella è una cosa sua spontanea, che pensa che lui ti perde e che qualcun altro arriva, no? Questo è normale. Normale. È normale. Poi lui, non lo so, è come se l'ultima spiaggia c'è una tua amica che potrebbe ragguagliarlo, venire a vederlo delle tue cose, dei tuoi spostamenti. No, 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 noi abitiamo un po' lontani, diciamo, non conosce, no, io non conosco i suoi amici, lui non conosce i miei amici. Sicuro? A me mi viene fuori una tua amica, eh? Una donna. Madonna. Forse l'avrà contattata magari tramite questi social network, avrà visto un'amica, capito, le tue amiche su Facebook, non lo so, io butto là così, eh. Non ci abbiamo neanche amicizia su Facebook, non neanche Tesoro! Instagram. Ma dove l'hai lasciato? In mezzo alle montagne, Non lo so, Quaidi! mi ha bloccato pure su WhatsApp, tutto è bloccato. Bloccato! Senti, guarda, allora ti dico, lui si ravvederà a quello che sono state le sue decisioni perché lui ci tiene a te. Adesso la sua battaglia è
lavorare un po' su quello che sono state le decisioni prese. Lui non vorrebbe ribussarti, richiederti le cose, perché ha un carattere un po' fatto a modo suo, eh. Lui, capito, Bravissima. ammettere insomma determinate cose a lui gli dà fastidio, anche se lui si è pentito. Lui voleva dirti le cose diverse, però non pensava che tu prendevi e te ne andavi e chiudevi tutto. Quindi c'è rimasto un attimino così. Però a me mi viene che vi rivedete, ci sarà un chiarimento da vicino, quindi non telefonico, dove comunque lui cercherà anche di prendere tempo, però lui vuole coronare questo rapporto. Però non Ma so. sono 2 anni che cerca questa da prendere tempo. Mamma mia, sti maschi, ma guarda, non sei la prima che chiama e che comunque lamenta questa cosa. Io l'ho detto poc'anzi, sti maschietti si stanno spaventando troppo di noi femmine, della nostra indipendenza. Lui infatti teme, non che tu voglia questo rapporto per questioni di denaro, non mi capire male, però, cioè, lui non si sente bello. Parliamoci bello chiaro chiaro, va bene? Allora, tu sei... Sei una bella donna, non dimostri gli anni che c'hai. Bravissima, Lui sì, ma lui è un bell'uomo. insomma, lui li dimostra tutti quelli che c'ha. Quindi lui non si sente bello, tu gli dici a lui che è bello, ma lui non si è mai sentito bello, te lo diceva anche. Ma tu mi vedi bello, io non sono bello. È vero o no che te lo diceva? Bravissima, noi è stata una relazione, diciamo, 2 anni, ci siamo conosciuti tramite lavoro, però ci siamo visti 2 o 3 mesi fa per prima volta, è un bell'uomo, non posso dire che sono una brutta persona. Ma lui non ci crede, lui dice, ma io non mi sento bello, si sente un po' cicciottello, si sente un po' così, tu invece lo vedi proprio bello, dici, boh, e quindi gli sembra un po' come se tu stessi, cioè dice, ma lei non mi sta dicendo le cose vere, che vuole da me? Hai capito? Allora adesso è un momento così, di stand-by, è vero che sono 2 anni, ma è poco che l'hai visto, è poco che comunque avete avuto modo di vivere un qualcosa tu e lui. Bravissima. Quindi non puoi contare 2 anni. 2 anni è stato un periodo così di parole, di conversazioni, ma di scritti alla fine. Ha avuto modo di Certo. conoscere che cosa? I tuoi movimenti, che sei una ragazza, una donna che lavora, che sei una donna che non spende i soldi, che li metti da parte. Cioè, ci sono veramente... Aiuti la tua famiglia, eccola, guarda. Bravissima, lui è rimasto perché io sto crescendo un figlio da sola, diciamo, con un mese e poco, diciamo, non è un lavoro sicuro, non niente. Però tu non ti perdi in animo, eh? Cioè tu sei riuscita a fare anche 2 lavori insieme, quindi non... Sì. Ma di che parliamo? Però lui ha bisogno, cioè è vero che lui non viene da una città, adesso io ho detto da mezzo alle montagne, ma non ti dico mezzo alle montagne, ma dove vive non è un posto così proprio grande, No, infatti dove lavoro è una città più grande. eh. Dove tu lavori? Ma dove sta lui è piccolino, non è grande. Il mio è più piccolo di suo, il Sì? suo è più grande, insomma, diciamo che è più grande. Vabbè, diciamo 2 case in più, va. No, nel senso, voglio che tu capisca, lui deve dirlo, capito? Lui deve mettere in testa che se conosce te in profondità, costruisce questa storia, questo legame, poi lo deve dire alla sua famiglia, alle persone che lo conoscono. Questa cosa, lui avendo 47 anni, la vive un po' così. Capito? Allora non è che ti deve conoscere ancora meglio, però vuole vedere veramente cosa tu cerchi. Oh, ho capito. È un po' così, è un po' testa dura, è un po' capoccione. Sembra che più lui Capricorno che Può darsi ascendente. Tu vedi una chiamata da parte sua perché io non ci provo più. Allora, vediamo se c'è una chiamata da parte sua, eh. Allora, guarda, facciamo proprio la domanda agli arcangeli. Sto facendo i tarocchi degli angeli, che sono più dolci e guardano l'interiore nella dolcezza. Eh? Allora, Ok. dammi uno stop quando vuoi. Non arrenderti, dice la carta. È tempo di mettere in pratica i tuoi piani. La creatività viene premiata. Risorse ricche ed abbondanti. Vediamo le 3 carte. Beh, pace, amanti e nuovi inizi. Che ti dico più? Sì che ti chiama, lascia andare, lo dovrai lasciare stare il passato, quindi il fatto che comunque
tu hai bloccato, tu hai bloccato lui e lui per dispetto ha bloccato te, c'è tutta una sorta di cose che devono far parte del passato. Devi scegliere con il cuore, legami emotivi e profondi, ci sarà la forza del vostro sentimento che darà inizio a una nuova vita, a una nuova storia. Però ridice anche la terza carta che devi perdonare il passato e consideralo come una compassione, cioè un qualcosa che è stato fatto male, un qualcosa che non andava fatto per come vi siete comportati tutte e due, Due, tutte e due. bravissima. Quindi, capito? Dai, insomma, Carmen, io le vedo positive, presto ti chiamerà. Sì. Presto chiamerà. Io sto cercando, ti posso farti un'altra domanda? Io sto cercando lavoro in zona dove vive lui perché c'è pure mio fratello, diciamo. E sto aspettando qualche chiamata di lavoro, puoi vedere di arriva qualcosa? No, Allora, vediamo. Tuo fratello è più piccolo di te? più Più grande. grande. Ma io sto cercando per conto mio, Certo, da no, no, sola. no, io per localizzare i luoghi, capito? Per avvicinare le carte come immagini. Allora, dammi uno stop quando ti senti pronta. Devi trovare lavoro anche perché quello che stai portando avanti non mi piace questo ambiente che hai, intorno. Bravissima, sto malissimo, sai. Sì. Veramente sono persone molto molto negative, tirchie, tirchie, cioè non elargiscono denaro facilmente. No, faccio fatica. Guarda, sinceramente, ma tu questo nuovo lavoro che stai facendo ora da quant'è? Da aprile? Diciamo che io lavoro di quasi 3 anni così vado avanti, però sto cercando sempre meglio. Però Da un po' di tempo sto cercando per trasferirmi. Allora, io il trasferimento lo vedo e vedi che mi dà di nuovo, tu mi dici tuo fratello, a me viene fuori anche una donna, un'amica comunque, un'amica conoscente, perché tu non è che hai tante amiche, tu hai conoscenti. È vero. Allora, beh, questa è più grande di te come donna, però ti darà una mano, sì che ce la farai, eh. Però non mi viene adesso nell'immediato, sinceramente. Una notizia ti arriva per metà, quindi eccola proprio a giorni, per metà giugno, però tutte chiacchiere e poco arrosto. Niente di No, buono. niente di buono, solo promesse, così poi non si fanno più sentire, quindi Io lo finisce lì. sto cercando tramite internet e ho avuto due o tre colloqui, però non mi sono trovato con il prezzo. Diciamo Sì. che io per cercare, per spostarmi mi serve una casa, posso andare avanti. Guarda, per me trovi qualcosa tra, sinceramente, non prima di ottobre. Non prima di ottobre. No, perché deve essere qualcosa, vedi, anche agosto mi dà un'altra situazione. Ti muovi per qualche giorno, vai a vedere, ma non ti piace, non ti piace l'ambiente, no, e fai bene perché mi esce la carta del diavolo, Quindi non mi piace proprio. Una No, perché donna. l'ho fatto fino adesso è stato che io già ho capito di prima che non va bene. E credo che, guarda, sinceramente, non prima di ottobre ti arriva qualcosa di vero. E ti mi viene fuori il trasferimento. Natale non lo fai dove vivi ora, lo No. fai proprio da un'altra parte. Però io capisco che siamo a giugno e devi stringere i denti. È Ancora. un altro pochino. Un altro. Tuo figlio va a scuola? Per adesso sono le vacanze, sì, è Sì, è piccolo. piccolo, eh. Vabbè, se finché è piccolo puoi spostarlo facilmente, capito? Sì, Poi bravissima. dopo non lo sposti più, eh. No, no. Va Siamo bene? amicizie tutte e Sì. Va bene, tesoro Carmen. Un in due. bocca al Ok, lupo e ti buona ringrazio vita. tanto Anche e buon lavoro. a te, Grazie. tesoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E vi ringrazio anche quest'oggi della vostra compagnia, spero di avervi dato soddisfazione nelle risposte. Vi ricordo www.cartomantieuropei.com, entrate in casa nostra, noi vi aspettiamo. Buona vita a tutti. Ciao. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35.